Tanto c'è anche il saluto fra i due allenatori proprio sotto la nostra postazione. Ciao ragazzi, buona partita. Squadre che si schierano ora in mezzo al campo. Due capitani saranno Conte per la Calvairate, mentre sarà Bigioni per la Sestese. Calvairate che indossa il classico completo rosso-blu, completo bianco invece per la Sestese. Rotola il pallone, siamo dentro Calvairate e Sestese con padroni di casa che gestiscono il primo possesso. Giardino, poi a destra per Lunghi, il cross per Deodato, buona la presa bassa di Ruta. È una finta quella di Conte, va Zingari, centrale, parte Zingari sul secondo palo per Volpini che la rimette in mezzo. So, pallone che rimane buono per Venza che non trova la coordinazione giusta. Deodato che allarga memoria per Ferraro, si alza la bandierina. Va Zingari proprio lì dove non c'è nessuno però. L'arbitro dice che non c'è più tempo. Finisce qua un primo tempo molto divertente fra Calvairate e Sestese. E si riparte. Lunghi. Venza. Lungo da Mazzei. Bel duello con Lunghi. Alla meglio numero 2. Conte. Mazzei, Giardino si gira bene, prova a sgasare lui, Venza ci mette il fisico e alla meglio lui, Conte, ultimo tocco della Sestese di Brugni. Pallone tagliato basso sul primo palo che rimane lì, allontanato. E mani dietro la schiena, quindi si gioca, Zingari trova Mazzei. Mazzei, il cross per So, ci arriva Mancuso, il palo, anzi squattra la barazzetta, poi So, pallone che rimane lì, non ci arriva il numero 9. Occasione clamorosa per la Calvairate, era salito in cielo barazzetta, poi So, sotto parte non è riuscito a ribadire in rete, però non passa della Volpe. Ottimo lavoro difensivo del numero 5, che adesso porta avanti il pallone, Femminò, ancora della Volpe, che si è sganciato, prova a superare Paloschi, non ci riesce, si gioca ancora, Ferraro. Ferraro, guarda anche la porta, Ferraro in buca dentro per Deodato, pallone che passa, Ferraro! Ferraro! Si toglie la maglia, è 1-0 Sestese, al minuto 10 del secondo tempo, il numero 9 si sblocca! È il 12° gol del suo campionato, l'ha iniziata lui e l'ha chiusa lui con un destro potentissimo. Niente da fare per Ruta, esultanza sfrenata per il centravanti della Sestese. Zingari sul secondo palo per Volpini, non ci può arrivare. Parte Zingari sul primo palo, non la tocca nessuno. C'è deviazione di un giocatore della Sestese, sarà calcio d'angolo. Tanto sta preparando un cambio mister Raspelli. Quasi pronto a entrare Baiardo. Potrebbe uscire Mazzei. La bandierina Zingari. Sul primo palo, Volpini non ci arriva. Poi Conte! Conte si inventa un mancino in buca d'angolo da fuori area al volo, è 1-1, secondo gol consecutivo per il capitano della Calvairate. Quando sono passati 27 minuti nel secondo tempo. Pallone lungo Paloschi, poi Zingari con un destro incredibile, trova una traiettoria pazzesca, è palo gol, è 2-1 Calvairate, la ribaltata in pochissimi minuti, si è inventato veramente un tiro pazzesco Zingari e la Calvairate nel giro di pochissimo, veramente pochissimo, ha ribaltato questa partita quando siamo al 31° del secondo tempo. Arriva ora il pallone sul secondo palo, non la prende nessuno. Non ci può arrivare Giardino. Allora rinvio dal fondo per la Calvairate. All'interno dell'area ci sono Marin, Costantini, Ferraro, Della Volpe, Bigioni. C'è anche Brugni. Anzi no? Adesso il pallone che passa,
Non la colpisce nessuno. Sul secondo palo era arrivato con i tempi giusti Costantini. Non è riuscito a colpirla. Deodato col tacco ancora per Bellacci. Deodato, il cross in mezzo. Volpini la mette in calcio d'angolo. Occasione per il cross, Panepinto lo respinge. L'arbitro dice però che non c'è più tempo, la Calverate torna alla vittoria. Vittoria che mancava dal 2 novembre. Tutto succede nel secondo tempo, vantaggio a Calverate con il gran gol di Ferraro. Poi la ribaltano i padroni di casa con Conte e Zigari che trovano due jolly pazzeschi da fuori area. 2-1 pesantissimo per la Calverate.